Può succedere che se il cavaiolo va in piena, tutto quel materiale ostruisce il libero deflusso delle acque e può scoppiare la copertura. Siamo in un centro abitato, diciamo che è una cosa molto molto pericolosa e noi Un pericolo in pieno centro cittadino. All'apparenza una comune strada asfaltata con strisce pedonali e semafori. Sotto cova però una vera e propria bomba ecologica. Fa paura il tratto coperto del torrente Cavaiola dall'incrocio della statale 18 con via Famiglia Pietro Lamberti fino alla zona del mercatino rionale. L'amministrazione comunale di Nocera Inferiore ha deciso di vederci chiaro, di intervenire. Effettuato così dal Genio Civile, proprio su sollecitazione dell'amministrazione, un sopralluogo. Da qui la scoperta. Sotto questo asfalto c'è di tutto. una bomba ecologica, c'è molto materiale dove c'è il tratto intubato che va da via Lamberti al Sincerone praticamente. Addirittura abbiamo trovato una pala meccanica abbandonata, forse quando hanno fatto i lavori di copertura. Sì, è proprio così. Lì sotto c'è anche una pala meccanica a fargli compagnia a tanto terriccio che ostruisce il naturale passaggio dell'acqua. Da qui il pericolo. Tutta colpa di una manutenzione ordinaria mai effettuata. La pulizia doveva essere eseguita ogni 2 anni, così però non è stato. Un vuoto che va dagli anni 90 ad oggi. E ora il torrente coperto è diventato pericoloso. Più volte nel tempo sono giunte sollecitazioni da parte dei cittadini che vivono in zona e che hanno percepito, nonostante il torrente fosse coperto, delle puzze insostenibili. Ora la mobilitazione dell'amministrazione comunale. Sopralluogo effettuato, perizia redatta. Prossimo passo a breve. Nell'ambito di un tavolo tecnico che si terrà la prossima settimana con autorità di bacino, Arcadis e sindaci del territorio, indetto per raccogliere segnalazioni varie, si parlerà infatti anche di tale problematica ed il Genio Civile di Salerno mostrerà la perizia. Si chiederà un finanziamento regionale per intervenire quanto prima. Noi siamo disponibili proprio per evitare calamità naturali come sono successe poi in Calabria. Noi tramite il Comune adesso ci attiveremo a far intervenire la Regione per gli opportuni finanziamenti. Ecco, che tempi ci sono? Si parla di somma urgenza o ci sono tempi più lunghi, si va per l'ordinario? Diciamo che il Comune nel suo verbale ha fatto un verbale insieme a noi di una richiesta di somma urgenza, poi dobbiamo vedere i fondi regionali, dipende poi dai fondi che sono disponibili in Regione. Se ci sono i fondi subito, a settembre e ottobre partiremo pure con i lavori. Questa è una cosa da vedere, come tutte le cose, se non ci sono i soldi non si può operare.